Benvenuti nel settimanale di Casa Bungie, qua è Morti che parla per il TG Morti. La settimana scorsa ci eravamo lasciati con delle grandissime notizie per il futuro di Destiny, ma ora Bungie approva le svariate richieste di utenti che si sono rotti le palle di leggere papiri di roba, ed è per questo che dovremmo tenere d'occhio il loro canale Twitch, perché ci faranno vedere gran parte del lavoro dal vivo. Hanno infatti mostrato il nuovo studio per fare queste live su Twitch. DG si è anche vantato, diciamo, del suo team dietro le quinte, mentre è sul divanetto comodo a fare cagate nel PvP, ed è per questo che presenta Scott e Jason, le due persone che gli assicurano una live davvero completamente ad alto livello. Ci stanno annunciando una sorta di serie TV, possiamo chiamare, dove mostreranno nelle live su Twitch alcune live potrebbero essere importanti per il futuro di Destiny, mentre altre saranno interessanti per capire come lavora il team di Bungie, e quando invece non hanno niente da far vedere manderanno Cosmo a fare il raid con ospiti speciali che non hanno mai fatto il boss finale. Il tutto inizierà a marzo, quindi tra poco meno di 2 settimane potremo assistere a queste live su Twitch serali di Casa Bungie. Passiamo ora al Salam Saladin, tornerà sulla torre e tornerà martedì 23 febbraio alle ore 19 e se ne andrà martedì 1 marzo alle 10 ore italiane. La modalità, finalmente l'attesissimo scontro, la modalità che desideravo più di tutte le altre, che sostanzialmente uccidi o verrai ucciso. Le armi a disposizione che potremo trovare in questa settimana di grande standard sarà il fucile da cecchino e il lanciarazzi. Il lanciarazzi lo potremo droppare al grado 5, mentre il cecchino al grado 4. Poi avremo testa e petto, ovviamente, per ogni personaggio, tralasciando poi gli elementi esclusivi per PlayStation. Al grado 3 dropperemo da Lord Saladin i guanti, al grado 4 l'elmo e il cecchino, al grado 5 il lanciarazzi. Disponibili invece come drop nel PvP mentre stiamo giocando, potremo trovare i guanti al grado 2, l'elmo e il cecchino al grado 3 e il lanciarazzi al grado 4. Nel frattempo Bungie ci invita a testare la modalità controllo, perché stanno implementando ufficialmente il nuovo sistema di matchmaking che favorisce la qualità di connessione e cercheranno di implementarlo anche nello standard. Detto ciò, questo è tutto, qua è TG Morti, ci vediamo la settimana prossima. L'agente dei Novi Xur lo potete trovare quest'oggi alla Torre Nord, principalmente al portone vicino ad Eva Levante, e ha portato con sé il Taconauta, il Nesso dei Bruciatori per il Cacciatore e gli Artigli di Amkara per lo Stregone. Ora analizziamo bene i pezzi e vi darò dei consigli per quali acquistare. Come vedrete non ci sarà nessuna arma, anche perché ha portato un engramma esotico per il casco e c'è anche l'engramma storico per i guanti. Partiamo dal Nesso dei Bruciatori. Questo casco per il Cacciatore non ve lo consiglio, anche perché ci sono davvero tanti pezzi esotici che potete utilizzare al suo posto, quindi se lo dovete prendere per collezione un conto, altrimenti non lo comprate. Per gli artigli di Amkara faccio lo stesso discorso, sono dei guanti per lo stregone che non utilizzerete come pezzo esotico, ce ne sono davvero tanti superiori, ed è per questo che se lo dovete comprare anche questo per collezione a un conto, altrimenti non lo comprate. Arrivando poi al pezzo che vi farei acquistare, ovvero il Taconauta, il casco per il titano. Io personalmente utilizzo il casco di sente per il PvE ed è per questo che utilizzerei il Taconauta per il PvP. Vi spiego bene. Può diventare un pezzo molto interessante se usato con lanciarazzi sprovvisti di tracciamento, ad esempio come il soffio del drago, che ogni razzo sprigiona un danno ad area, ed è per questo che accoppiato con questo casco potrebbe essere un buon lanciarazzi. Quindi vi consiglio il Taconauta se avete poche monete, altrimenti gli altri due se li dovete collezionare. Io personalmente comprerò qualche ingramma esotico per il casco, magari da portare nel decryptiamo gli ingrammi, e prenderò il casco del titano, perché se non sbaglio mi manca, dovrò controllare, ma devo ben vedere. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto e interessato, spero che vi sia piaciuto anche il TG Morti con tutte le notizie rilasciate questa notte dalla Bungie. Qua è Morti, bella per tutti, buona caccia guardiani, ricordate il pollice alzato.